Ah, che cosa? No, ehi, per me è meglio se in casa ce la compriamo. Scusa, Tu non dici? E se poi non funziona tra me e te? Ah, no, funziona di E come fai a sicuro. essere sicuro? Perché sono sicuro dei miei sentimenti. Io sono sicuro che voi mi state già scocciando un sacco di tempo. Mi piace, Ehi, Cafogno, sto perdendo la pazienza, attenzione, vedi che stai perdendo già la pistola, anzi, l'hai La pistola? Jennifer, hai visto la pistola mia? Sì, stai ai reparti ospedalieri, l'hai lasciato là. Mo' senti il fatto, anche se tu sei sicuro dei tuoi sentimenti, potrebbe sempre succedere qualche cosa tra di noi. Tipo? Che ti potresti innamorare di un'altra, per esempio. Se, allora tu non mi conosci. Enzo, l'unica cosa sicura è la morte. Speriamo a Cristo. Per piacere, andiamo. Jennifer, noi non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme. Se ci arrabbiamo noi, ci ritroviamo poi, un corpo e un'anima. Che bello, che cos'è, una poesia? No, questo è Dorighetti. Ah, Enzo, è meglio se ce l'andiamo in affitto, se andiamo. Ma no, mo le banche danno un buon tasso. Tu dici che conviene? E c'è, la banca mia mi dà un tasso del 6%. Ma la faccio tutta! Ho detto linguaggio, giusto? Ma basta, eh? Fa piacere, andiamo, che cudo, non riesco più. Ci mani, ciao! Cafonio, un giorno di questi, se mi trovo per il verso giusto, so dolore, eh? Un giorno di questo, e allora potete tranquilli. E tu che gli dai soddisfazione a cosa? Non vedi che è solo invidia? Invidia, invidia, la parola giusta. Proprio la vostra storia, mi invidia. Se te la vinta, tu Sì, è me che sono Se sciatto, vai. invidia, Renzo e Lucia. Madonna. Dorme la bestia. Che nottata in bianco, completamente in bianco. Senza addor, sembra se di sta musica. Gisdanes, la radio. Non la faccio più. No, io parlo che di Amnesty International. Sì, devono difendere i diritti dell'uomo e devono difendere anche quelli che non vogliono sentire Gisdanes. No, assolutamente. Non la faccio più. Di un telegiornale, almeno. Trasmettiamo ora le notizie del giornale radio, ma prima ancora un brano musicale. Nel sogno, non è, non è. Dice il bici, non è. Se ti dico io che non era, scusa, a me mi devi credere. Vedi da là che. C'è che sta a dire? Sì, è un'epidemista di sto Gigi d'Alessio. Ma non è, quella è la. Gesù, non sa sì. È alla radio, ma tu lo senti tutti i giorni a Gigi d'Alessio. C'è, uccide. È diverso, no? Cambiano le parole. Sì. Poi l'attacco. Francesca, come stai? Male, grazie. Certo che questo dottor Clone ne ha combinate di disastri. Io devo fare una fondazione pro vittime del dottor Clone. Madreperla, che ore sono, per favore? Sono le 10. Dai, alzati, muoviti, su. Almeno oggi fai finta di lavorare, figlia mia, su. Oggi non riesco neanche a fare finta. Neanche oggi. Ah, e i tuoi genitori come l'hanno presa? Molto male. Infatti, sai, sto pensando di andarmene da casa. E dove devi andare? Non lo so ancora. Guarda che da noi c'è una cella libera. Se vuoi, approfittane, cara. Però niente uomini, intesi, eh? Che le sorelle mie stanno assatanate e non ne uscirebbe vivo. No, guarda, Introna, a me di quella ragazza mi dispiace proprio, guarda. Mi dispiace. Sì, vabbè, anche a me dispiace, però il dottore anche sta male, eh.
Il dottore sta male. Ma cosa dici? Guarda, tu non conosci gli uomini, guarda. Non conosci gli uomini. Effettivamente non li conosco. Infatti non li conosci. Guarda che gli uomini, una ne fanno e cento ne pensano. Sì, eh? Sapessi a me quante me ne hanno fatte passare. Sì. Questa sera non posso uscire perché vado a letto presto, sono stanco. E poi se ne andavano con gli altri in discoteca. Lo frusco. Ma a te è andata bene. Come è andata bene? È andata pure bene. Sì, io c'avevo una ragazza che ha fatto tutto il contrario. Diceva di andare in discoteca, invece se ne andava a letto a casa sua. E beh, non sei contento. Ma che contento? Mica stava da solo. Non stavo da solo. Mi dispiace, guarda. Ah, vabbè, fa niente. Corna passate. E infatti, corna passate non macina più. Allora, questa è la tua camerata, quello è il tuo letto. Quello. Adesso tiri fuori il pigiama e ti vai a cambiare. Tiro fuori il pigiama e mi vado a cambiare. Con calma, con calma, non schizzare. Con calma, e tu mi aspetti qua? E certo, è vero che mi aspetti qua? Devo giurarlo sulla Bibbia? No, sto. No. Allora io vado di corsa, torno qua e tu mi aspetti. Non di corsa, normale. Vado di corsa. Oddio, ma... Là. Che cosa tiene questo? C'è te? Fico. Guanyu, è ipocondriaco ma forte. Zia? Ipocondriaco. Vado, quanto mi faccio tenere? Zia, spiega ieri, se vuoi dici ipocondriaco. Vai, avanti, vai. Ipocondriaco è colui che crede di star male, ma in effetti non sta male. E allora, se non sta male, perché è venuto qua? Ah, certamente. Allora sta male, uve? Lui crede di star male, ma in effetti non sta male, è un fatto psicologico. Questa psicologica male, sta male su Cristian con questa psicologica. Sto dicendo, psicologica male. Ma quando io, oh, avasmo, ci è tu, se spieghi tu. Madonna, devo fare da barbecue, pari. Non sapevi se stai male o non stai male. Dimmi una cosa, questo ragazzo qualche motivo ce l'avrà per venire a recuperare. Scusi. C'è un motivo? È stato lasciato dalla sua ragazza. Ove, allora è caduto in depressione totale. Esatto. E non ti fai cadere gli la guagnè. Non so capisci, vedi. Sotto la valla anche con gli da su. Sei il solito inguaribile romantico proprio. È normale, cioè... Dio mi panze, io ci sei come a Cudi Iglesias. Se mi lascio non vale, se mi lascio vale, da spark. Non vale. Ma non vale. Ma stare a forza. Ciao Francesca, ti ho portato il caffè. Giorgio, cos'altro vuoi da me? Cos'altro vuoi? Vorrei solo che tu capisca che io ti amo sul serio. Per cortesia. Per cortesia, Francesca, ma come devo spiegartelo? Che io quell'altra donna non la amo, capisci? Non la amo. Non ha più importanza per me, Giorgio. Per te no, ma per me sì che ha importanza. E se un figlio ci deve essere, voglio che sia il tuo, che sia tu a rendermi padre. È impossibile. E perché è impossibile? Ho letto tutte le puntate, noi figli non ne avremo. Va bene, se per quello parlo io con lo sceneggiatore e metto la buona parola, ma ti prego, dammi ascolto. Mi hai ferita mortalmente, per me questa storia è finita. Neppure se vado a San Giovanni Rotondo a chiedere la grazia? Manco a Lourdes. E Fatima? Provaci, ma non ti assicuro nulla. Non ci provo. Ragazzi, mi raccomando, il ragazzo è depresso, quindi va accolto come si deve, con un sorriso sulle labbra, vabbè, con confidenza. Senza essere invasivi, sì, invadenti, scusate, ho sbagliato, invasivi. Hai capito? Andate lì, come vedi, con un caloroso applauso, come arriva. Odo dei passi. Occhio, occhio. E la... Va bene, bravo! Marcello, allora... Quello è il tuo letto, come ti ho detto, adesso ti metti qua. Oggi dobbiamo fare le analisi. Oggi facciamo le analisi. Di quando dobbiamo fare? Più tardi dobbiamo fare. Più tardi? Vabbè, ma devo vedere. Nel pomeriggio facciamo le analisi, va bene? Più tardi. Che analisi dobbiamo fare prima? Così mi preparo. Vabbè, mi devo consultare con il dottor Clone, poi vediamo che tipo di analisi facciamo. Poi me la viene a dire tu? Sì, ma mando un messaggero a cavallo. Il messaggero? Chi viene? Un infermiere? Uomo o donna? Marcello, vengo io. Vengo. Allora vieni tu. Vengo. Allora vieni tu. Vieni. Sì, sì. Allora ti aspetto e vieni. Sì, Marcia, però me ne devo andare per ritornare, capito? Sì, scusa. Allora ti lascio. C'è una gioiosità di repa. Vedi, sono felici.
Caro Marcello! No, no, attenzione, no. Non mi devi dare dei colpi così forti perché si possono lesionare i bronchi. E anche la spina dorsale non deve subire questi colpi, sennò si incrina. Mo, tu succi, Marcello, mo, e ci vai di ci spieghiamo il pallotto che sono pigliatini dal sparatore? I bastan! Comunque, vabbè. Picciafuoco, giù! Ah, piacere, io sono Marcello. Ciao. Permetti? Il malato più veterano di questa clinica, Panza, per gli amici Panzetta. Piacere, piacere. E da quanto tempo stai qua? 10 anni, diciamo, di buona salute. Ma c'è, scusa la domanda se entro nel tuo psicologico, dice, ma perché sei da così fracato, tu stai... Perché si vede. Mo, appena appena, è vero, Panzetta? No, impercettibilmente, proprio. Che Monica, la mia fidanzata, mi ha lasciato, si è messa con un altro. Monica? Monica. C'è una moglie di Ba? No, no, di Monza. Certe domande che fai tu, Cristian, come non conosci la Monica di Monza? Comunque, a Monza sono diverse le guagnette da Kid Bar. A Monza sono più veloci. Fusne. Ah, forse così. Comunque, tu sta cazzata, possiamo anche cambiare la scena, ci dici? Sì. Dove stai andando? A misurare la febbre a quel vero reparto. A quella, a misurare la febbre a quella. Lui non dice vado a misurare la temperatura ai degenti. No, a quella là. A misurare la tua. Quaglio sei paleozoico, non sascio cosa sei tu. Misurare la temperatura. La temperatura ai degenti. Ai degenti. E dove sta questo termometro? Fammi vedere come lo porti questo termometro. Il? Un termometro. Che c'entra il termometro? Comunque c'è, se mi sulla febbre il termometro, no. Come fai? Io non lo uso mai il termometro. Come? Non uso il termometro? Guarda. A me? Sì. Ah sì? Metto la mano sulla fronte e vedo se ho la febbre. Se bollenza, se è freddo non c'è la febbre. Oh, lo stesso metodo mio, Jus. Veramente? Ma tu? Pure tu fai così? Io? È il mio metodo. Guarda. Sì. Ma sì, è. Bollentissimo. Veramente? Una marmite. Una marmite. Mamma mia. E quanto c'ho? Quanto c'hai? 50. Ma c'è cosa ti danno? Voglio sapere, in quella scatola cranica, se può definirsi scatola cranica, perché quella è morbida, quando la sotto qua ti muoio un cervino. C'è cosa ti danno i licheni? Che cos'è? Erba? Le cicoriere? Che vuoi da me? Io ho sempre fatto così. Sempre fatto sempre così? Usato la mano. Sempre usato la mano? È lo stesso metodo mio. Sì, anche io uso la mano per strangolare gli infermieri come te. Alio, ti devi togliere 10 punti della scheda personale, non ridacchiare sotto i baffi. Sono 5. No, 20. 10. Facciamo che sparisce. Per quanto tempo? 2 anni. Facciamo 24 mesi? No, 24 mesi sembra un assai. Facciamo 2 anni. Vabbè. Frate, io sono disgustato del mio mestiere. Sai, tu so di, sto con la finestra, dove è da base, dove è? Tu contrasto con te, la beggisce, capisco su te. Ma è morto, deve salvare, ma... Oh, capo! C'è quello la magrata. A tu. C'è un allarme, c'è che dato io. Sì, ma. Come ci puoi fare? Stare la lama. Sei proprio peccato, allora. Come ci si sente la lama? La non ti riesce a rubare più scimoti. Sì, vuoi dire che a scenghi crudi, slai a glame che muore. Ma fai finire proprio, c'è fuoco. Tu puoi fare, tu mi metti quella magrame. E c'è il rit? Ridica, perché non è possibile! Non è possibile, guarda, che c'è capa! Arrei! Ti dico, non lo puoi fare mai per me! La magrame c'ha il bloccastezzo corazzato, usai! Ultima generazione! Tu pensi che ci vuole l'acchia con il cilindro europeo? E nemmeno che riesce ad aprire! E ci picchi e sparca su voce dentro! Ehi, manca la bomba atomica! Sì, vabbè, ma non sono d'accordo, tu, Cafon, che si nuove cose che sono inventate. Perché? Cioè, alla la fatica la Cristiani, ah, senti, io voglio sentire la carta, tu, Cafon, e chi scoccia la mia capo? Pubblicità. È finita la pubblicità. Vabbè, sì, però adesso tu devi dirmi che sintomi hai, cosa ti senti? Dottore, mi manca l'aria, non riesco a respirare. Come se avessi un nodo qui alla gola? Il nodo. Dottà, non è il nodo alla gola, a Marcello.
Solo corni che te ne capo. Scusa, sì, vabbè. Ho capito, eh. Vabbè, a giocare? Fuori, faccio qua. Vai a giocare fuori. Il mio medico aveva detto che lo dovevamo tenere. Panza! Aveva detto la storia da Rida. Panza! Panza! Poi, fuori. Dottor, ciao. Fuori. Fuori. Insomma, devo rimanere solo con il paziente. Tu e Piccio Fuoco dovete guadagnare l'uscita. Scusi, dottore, allora dite che qua non si può dormire mai. Panza, hai tutta la notte per dormire, va bene? No, bella battuta, questa è una bella battuta, la maschera, questa me la scrive. Bella battuta. Panza, dai, siamo già un caffè, dai, spani, c'è. Ok, fate bene, andate a prendere sto caffè, ci vediamo dopo. Va bene? Vuole qualche cosa, dottore? No, no, nulla, grazie, ragazzi. Panza, il caffè ti tiene sveglio. Sì. C'è. Io sto sveglio pur senza caffè. Sì? Sì. Allora, Marcello, facciamo in questa maniera. Seguiamo tutto l'iter. Adesso facciamo tutte le analisi, va bene? Però io voglio che tu stai su, d'accordo? Okay. Dottore, posso fare una domanda? Sì, ma la domanda che fai attento, sappi che tu stai bene. Sì, sto bene. Okay. Dottore, non le volevo chiedere, ma secondo lei Monica torna? Perdonami, Marcello, mica sono frate, indovino io. Che ne so, cosa posso sapere? Ma perché mi ha lasciato, secondo lei? E che ne so, Marcello, ascolta, io sono laureato in medicina. Ah. Non usarci perché ti ha lasciato, non lo so. No, io non me lo spiego, andava tutto così bene. Vabbè, perdonami, se non te lo spieghi tu vuoi che te lo spieghi io, come faccio? Ma io dico io, leggevamo gli stessi libri, ascoltavamo la stessa musica, andavamo allo stesso cinema, quando andavamo a mangiare la pizza andavamo nella stessa pizzeria. E poi all'improvviso è finita. Vabbè, allora facciamo così, Marcello, io intanto adesso continuo a fare visita qui nei reparti, al limite ci vediamo dopo e riprendiamo il discorso. Quella non torna, dottore, non torna. Torna, no, Marcello. No, dottore, glielo dico io, quella non torna. Ti assicuro che torna, abbi fede, anzi sai che ti dico che se non torna vado a prenderla io, Marcello. E mica ti micinanza, dai, sì, noi, Marcello. Non lo vas lo vemi, pure ti clarmi, che è assurdo, assurdo, assurdo. Eh? Da quando non si è sposato più è diventato un altro, da fastidio. Lo so, insomma, ma adesso cangio, panze. Le cose della vita, cangio, Cristian. Coccio, vai a discorso, eh? Luciu la bella, Luciu wawa, Luciu wawa. Che bel profumo che hai oggi, cos'è? Cannelle? Senti, non cominciare, per favore. Lucia, sì. Dici che danno un rischio che ti sei fidanzato. E va. Ma che cosa vuoi sapere? Fatti i fatti tuoi. Che come ti fidanzisci ad avere ufficialmente? Nuda Margalè, one need. Grazie assai. Dici che è l'uomo giusto della tua vita. Ma cosa te ne importa a te? E va. E con giù. E va bene, beh, sì, è quello giusto. Bellissima, di pile hai fatto oggi. Fa il panettiere. Butò. Ma il pane gli tu faccio? Non vorrei. Lo inforna. Bella coppia, pazzè. Lascialo in bacio a questo. Ma con disgraziato la morte, ma da te. Luci, ribellati, se tappas come un bacio, ribellati. Cosa devo fare? Dimmi tu, cosa devo fare? Non mi resta che andare via. Non resta che andare via. Lucia, dove vai tutta sola? Lucia, va? Da Marcello che vuole sconsolato. Lucia, Miss Italia per te non finisce qua. Amore, non è giusto pensarti, stasera il tuo cuore ha già un battito nuovo. Parlavale di me senza alcuna pietà, anche se tutto questo sul male che fa. Si stasera da messa vasa. Non dici mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Si capì, Marcè? Gigi D'Alessio, nella sua canzone, la canzone, lirica, dice, gli dice, non dirgli mai, non giusti di cen, a Yed, che noi due siamo stati insieme la sera a prendere. Già rimise le corno, ti diede. Cuggi dice, no, mo giù a dice a co. Ho capito. Un po' diciamo come la storia tua, Marcè. Monica adesso, stecca al due. Tu dici? Non dici. No. Non so, a Monica, mitmente, che chiede di Mons? Quella stessa politica al due, sta per l'amore! Vabbè, perché scusa, non può stare a casa a dormire adesso? A dormire, mo durmi! Quello che dico io, mo durmi! Cioè, panze, dai, non distrarre un guagnolo, sta sentito da l'est per cercare di starlo su! Senti, scusa, ma secondo te Monica torna? Ah, perché se torna tu la perdoni? Certo! Marcè, che sta canal du, Marcè, vuoi capire se sono paolita? Sì, lo so, ma io non riesco a dimenticarlo. Perché è viva. Marcè,
Cia, che è della fasca, spara. Tu, la scusa. Guarda. Tu dici? Tu dici. Per forza. Beh, mo, dormi, riposati e che domani ci sistemiamo tutta l'acqua, ma vedi. Dormire, dormire. Chi ci riesce a dormire? Non ci riesci, eh? Oh, come a me sei tu, Marcello. Se ci faccio, mo. Mo ce la sentiamo a re, così tu capisci meglio il significato della... Va bene. E la paura di quel tempo... Peccato, Panzetti. Neanche lui riesce a dormire. Ah, no? Aspetta, ti fa sentire un punto, dopo dici proprio... Brucia dentro te... Da brucia un fuoco... A Monica. Fine della 24esima puntata. Io quell'altra donna non la amo, lo capisci? Non la amo. Non mi ricordo. Attenzione! Aspetta un attimo, facciamogliela ricordare la battuta. Me la ricordo ora, Michele, grazie. No, ma la so. Ciao Francesca, ti ho portato il caffè. Scusa, scusa. Se lo fai di nuovo, faccio shampoo. Scusa, scusa. No, no. Ancora mi ha messo da porto con la mano. Vedevo un pd2 e 12. Sopra la mano, tirava il vento, schiava il vento. Ah, quella. Il fatto che si è preso le mani, faccio. Ma che cazzo? No, perché già lo vedo col ghigno. Via. Buona. Boh, e ci faccio la che stanno fatta per la mamma. Quando sono sbagliato. Cazzo hai detto? Non lo so. Monica, ce la vuoi di là? No, no, è di Monza. Certo, no, ma ti fa festa. Forse domani fai. Come la Monica di Monza. Mi guardi come se fosse una cosa seria. E infatti io non ho capito niente. Certo, no, ma sei impressionato come ci sono fatto. Ma è la fase di quello. Ma mi ci sono mazzo fatto. Ma vabbè, vai, scusate un attimo. Mattino, vabbè.